Buoni e fulmini! È bravo, si applica. Oh. E giù! I ragazzi del muretto! Il razzo della via Gru. Signori, qui c'è gente che si fa male per davvero, eh? Non stiamo qui a menare il calpellaia. E va nel parco il ragazzo! Oh, invece Tony e Fulmini, si può chiamare in un altro modo? Tibia e Peroni? The Wall, Pink Floyd. E questo è lui. Lui è andato in bunker. Oh, Dio mio, il collino. Attenzione, Sai come lo chiamano loro? Collini e latini. Aia, cosa è questo lì? Gente che si pianta in terra come se nulla fosse. No, vabbè, almeno lui non ha battuto il collo. Intanto qui a Erzul 38 si è sviluppata la piaga delle cavallette. Wallalalalabi! Dunque, vogliamo spiegare anche ai nostri telespettatori quello che sta succedendo. Voglia. Ci sta una cavalletta che gira per lo studio e la Benedetta è terrorizzata. Esatto. Cioè, ti sta venendo il torcicollo, gira a destra, a destra e a sinistra. Ma mi fa paura. Ma non fa niente una cavalletta, è ma molto è peggio brutto. Una cavalletta non fa primavera. Questo spesso vedi, salta una cavalletta. Questo preferirebbe avere cavallette in corpo. Sembra Aston Kutcher. Chi? Aston Kutcher. Ma chi è? Non sai Aston Kutcher. Ma parli come ti dice Roccazzo. Roccazzo. Perché, come si dice? Hudson, Roccazzo. Cazzo, sai parlare? Cazzo. Bello, vai nella fisci. Bravo. Ai. E lui a riprendersi così ha evitato proprio la rottura di entrambi i tibi e i pironi. Ha fatto stinky fa le canzoni di Whisky. Guarda avanti. No, c'è la valletta, sì, c'è la valletta. Ecco la nostra cavalletta. Signori, è un po' prevenuta, la vedete, c'è lo sguardo un po' terrorizzato, un po' come la moglie. La nostra cavalletta.